Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cine in questo nuovo video di Alien con Yona Marins. Bene, andiamo pure avanti dove eravamo rimasti più o meno, perché insomma mi ha caricato molto il lato, ho dovuto fare il pezzo. Però insomma dai, ce la facciamo fare. Sì sì, arriva, rilassata. Adesso li ammasso un attimo tutti, perché insomma. Ok, posto. Altri? No, possiamo andare tranquilli e pacifici. Guardiamo se c'è indietro qualcosa. Sono mezzo morto. Però insomma, pazienza. Ma quanti cazzo ne arrivano? Mi dico che sono infiniti e che non ci credo, eh. Sta arrivando un altro. Opla. Ovviamente mi ha preso. Però adesso vedete che si è chiusa, quindi era così. E niente, siamo arrivati proprio dove eravamo arrivati. Adesso vediamo se riesco a trovare qualcosina di interessante qui. Che non mi ricordo se ho esplorato e quindi vorrei darci un'occhiata, magari qualcosa salta fuori. Oh, guardate. Oh, quante ne abbiamo? 2 su 3. Speriamo di trovare la terza. Speriamo, dai. Con l'esplorazione non si sbaglia mai in questi giochi qua. Ok, non so esattamente dove devo andare, vediamo un po'. Di qua, ok. Però devo passare di qua. Perfettico. Che devo fare? Ok. Qui è Raider 6-5. Il capitano è con me. Stiamo per atterrare, Winter. Passo. Forza. Ho capito, boia. Raider. Le porte si chiudono automaticamente. Per cui fai in fretta. Ok, ora ci divertiamo un po'. Tenetevi forte! Oh, cazzo. È stato bravo, eh? Capitano, è colpa di Winter se ho ammaccato la mia navicella preferita. È l'unica nave che hai, Reed. Interessante. Abbiamo messo al sicuro la nave. Tra qualche minuto qui sarà pieno di Marines. Cerchiamo Bella. Ok, ho fatto un'altra sfida, interessante. Grado 5, beh dai, non è andata male. Missione 1, ovviamente ho perso il coso, la piastrina. Chissà dove cacchio era. Attenzione, non ho sbloccato. Fucile tattico Waunz, però completata. Ok, va bene. Andiamo alla prossima. Stavo leggendo, scusate. Sarà meglio che qualcuno mi dica in fretta cosa è appena successo là fuori. Chi cazzo c'è su questa nave con noi? Non siamo riusciti a prendere il controllo del sistema missilistico, signore. Qualcuno ci sta sparando addosso. Qui Raider 6-5, stiamo rispondendo al fuoco. Non dimenticare le regole di ingaggio, ci sono umani lassù. Ma ci stanno sparando, cazzo! Capitano, siamo sotto attacco da parte di umani nella sala comandi. Che cazzo sta succedendo? Non lo so, figliolo. Non sparate a meno che non vi sparino loro per primi. Scusate, voglio vedere le ricompense delle armi. Fucile a impulso, fucile d'assalto, fucile a pompa. Che cazzo di differenza? Sì, qualcosina c'è, perché questo qui ovviamente c'ha sotto il spararazzi. Però guardavo se effettivamente riesco a mettere dei potenziamenti che potessero in qualche modo aiutarmi. Ne ho solo uno disponibile. Vediamo un po'. Fucile d'impulsi. Questo cosa fa? Non fa. Questo cosa fa? Non fa un cazzo. Questo ce l'abbiamo e questo ce l'abbiamo. Sto pensando, scusate, lo so che sono una palla, abbiate pazienza. A questo punto c'è solo il fucile a pompa che non uso mai. Fucile d'assalto. Mi potrebbe interessare questo, che ha più precisione, e quindi io farei così. Ok, data. Adesso per raggiungere il ponte e distruggere il sistema missilistico. Signore, come cazzo faccio? Se non lo fai, tutti i Marines a bordo di entrambe le navi moriranno. Ignora il fatto che sembrava una domanda e muovi il culo. Ricevuto. Ok, tutto questo solo 16 munizioni. Mi dispiace tanto, ho sbagliato il pulsante, perché questo non mira col secondo pulsante, fa altro, quindi insomma avete pazienza. Sto avanzando, guardami le spalle. Sì sì, girate quel bersaglio. Sono belle le tue spalle, te le sto guardando. Sto avvicinando. Sì, io cambiassi un attimo arma così posso mirare. Tanto il fuoco mi serve più che altro per certo che sarebbe meglio qui usare mouse tastiera. Ok, mi muovo col joypad così tanto è uguale. Ok, preso. Ossia, mi ha lasciato verso il suo fianco. Mi ha lasciato un medikit, stavo di. Mi sono preso paura, scusate.
miseria. Niente, sono ritornato al joypad, perché è un po' un casino abituarsi. Eccoci qua. Ok, data. Una seconda raffica di missili ha appena colpito la Sephora. Dovremmo considerare una ritirata completa, signore. Non ho alcun controllo del sistema missilistico. Ok, scusate. Do. Cos'è, un Simpson? Che do. Allora, aspetta. Togli quel culo dalla faccia, perché insomma non vedo un cazzo. Ok. Devo vedere se c'è qualcosa qui. Oh, infatti c'è. Cerchiamo sempre bene, perché potrebbe esserci di tutto. Tanto loro che si fanno le carezze a Vicenza. Ok. Vediamo se c'è qualcosa. Chi è? Chi è che spara? Non vedo un cazzo. Ma perché non vedo mai un cazzo io? Guardate voi dov'era. Era completamente riparato, non lo vedevo. E vabbè, ho fatto la mia figura di merda. Io penso che per questa puntata ne abbiamo fatte abbastanza. Posso andare avanti. Adesso mi farà iniziare. Capitano, siamo sotto attacco da parte di umani nella sala comandi. Che cazzo sta succedendo? Non lo so, figliolo. Hanno sparato a meno che non vi sparino loro per primi. Credi di poter raggiungere il ponte e distruggere il sistema missilistico? Signore, come cazzo faccio? Ogni, se non lo fai, tutti i marines a bordo di entrambe le navi moriranno. Ignora il fatto che sembrava una domanda e muovi il culo! Ecco. Ricevuto. Quindi la roba non la posso più prendere? Cioè, però ti lascio una roba e mi piace il fatto che il drop ci sia. È una cosa che mi fa molto piacere. Allora, vediamo un po' di prendersela con calma e ammazzare un po' di gente. E stavolta non farlo da pirlo, possibilmente, grazie. Stavo dando un consiglio. Vabbè. Ok. Sì, aspetta un attimo. Sto ricaricando. Bra, mi fa piacere per te, insomma, che tu stia ricaricando. Dove siete? Che non vi vedo. Un altro eliminato. Ma mi fa piacere, insomma, sei bravo, eh. Ok, andiamo. Sì, col joypad deve veramente morire. Ok. Ok. Che cazzo era? Accidenti. Oh, rilassata. Ok. Quanti cazzo di colpi devo dargli? Capisco che possa avere armature varie. La seconda raffica di missili ha appena colpito la Sephora. Dovremmo considerare una ritirata completa, signore. Non ho alcun controllo del sistema missilistico. Ok, stavolta penso di aver preso tutto. Guardiamo un'ultima volta se c'è qualcosa. Potrebbe infatti esserci qualcosina interessante. Ottimo. E vedete, è importante osservare, strutturare, come cazzo dice, insomma, planare, insomma, quelle cose lì, insomma, dai. E quindi sì. Non ho capito un cazzo, però insomma, va bene lo stesso. Allora, vediamo se c'è qualcosa per lustrare, che non mi veniva la parola. Ho 30 anni per dirlo, però insomma, la vecchiaia mi sta proprio devastando me. Allora, vediamo un po', non c'è niente, non c'è nulla. Vediamo se qui c'era qualcosa, magari. La medaglietta me l'ha segnata. Io l'ho presa la medaglietta prima. O le traveggole. Ci me l'ha presa una. Boh, c'ho le traveggole sicure, insomma. Bella. Bella, mi senti? Sono O'Neill. Abbiamo appena subito un pesante contrattacco da parte di esseri umani. Ci sono! Ci sono! Sono nascosta in un magazzino della zona di carico numero 3. O'Neill? Ok, tieni duro, stiamo venendo a prenderti. Gli umani di cui parli sono gli uomini della Weyland Yutani. Sono dei mercenari. Che significa? Significa che potete mettere da parte le regole d'ingaggio. Stanno cercando di nascondere qualcosa che non dovrebbe essere qui. Sterminateli senza troppi pensieri. Vabbè, se non dici te, faremo. Fino al colombaio. Buon divertimento. Allora, le granate sono utili contro i gruppi di nemici, soprattutto quando sono sei riparo. Premi per equipaggiare, prendi il video. Ho capito tutto, insomma, sì. Ok, io non ho trovato ancora una medaglietta, però mi sto dando da fare, cercare di prendere tutto quello che posso, come mio solito fare. Allora, questo mi dà... Ok, questo mi è piaciuto tanto. Questa cos'è? È una cassetta per le riparazioni. Qui vediamo se c'è qualcosa. Qualcosa c'è, però non so cosa possa servire.
E qui sì, sono andato, non so cosa possa servire. Forse riparo, uccidere a qualcosa. Oh, mamma che emozione. Eccoci qua. Sì, ma però insomma, sei un po' astruso, sai? Ah, mi è piaciuto. Sprecare i proiettili così è proprio bello, eh. Ok, andiamo un po'. Qui non mi sembra ci sia nulla. Merda, è bloccata! È bloccata. Ho capito. Non andiamo da quella parte. Ma no? Sei bloccata? Dove vuoi andare? Scusa. Vediamo un po'. Certo che se avessi potuto mettere in moto queste mitragliatrici non mi sarebbe dispiaciuto affatto. È un brutto segno. Già. Che vuoi fare? Non saprei. Hai mai guidato un elevatore? Un po' durante la leva. Credo di poterlo fare. Interessante. Usa l'elevatore. Penso parli di questo. Ok. Ok, fatemi vedere una cosa, va. RT, RT, ok, sono i due pulsanti là. Ok. E quindi quando arriverò qua devo spingere qualcosa. Ok. Oh cazzo! Troppo bella. Ah, proprio bello trovarlo così, eh. Questo non li posso fare niente. Ah, sì, si rompono. Ok. Io li rompo, perché non si sa mai. Poi magari non serve un cazzo, però insomma. Tanto lo faccio. Andiamoci intorno, va là, sto usando il joypad. Vista in croce, ma non c'è mai pace. No, capitano, non c'è la pace. Non riesci a vedere quello che vediamo noi. Chi sono questi qui? C'hanno lì che sono morti addosso, guardate. Che brutta cosa. Devo andare qui? No, ma perché la torcia non funziona mai, porca miseria? Mi si spegne sempre. Ok. Oh, c'è tanta, tanta roba qui. Dottor Stanton, la sua richiesta di trasferimento è respinta. La respingo per un motivo molto semplice. C'è ragione di essere agitati. Capisco il momento che sta passando, mi creda. Qualche settimana fa ho provato la stessa sensazione, ma mi è stato assicurato e, ripeto, assicurato. Sì, mi sarebbe piaciuto ascoltarlo, ma effettivamente non è che posso stare tutto il giorno. Vediamo qui se dobbiamo andare qua, non ho capito, scusate, per capirci. Ok. Era qui che dovevo andare? Sapete che non lo so. Ovviamente qui c'è qualcosa. Non riesco a prendere. Che sorpresa. Che cazzo c'è dietro che mi rompe le palle? Allora, questo via. Questo via. E vediamo, non c'è un cazzo, vero? Troppe porte da aprire. Adesso devo vedere se effettivamente era quella la posizione giusta. Perché qui c'è tanto da girare. E sicuramente qualcosa c'è. Quindi vorrei capire un attimo da che direzione devo andare. Vorrei esplorarle un pochettino per riuscire a capire cosa mi manca e cosa no. Perché qui vedete che c'è tanta tanta roba. Ok. Perfetto. Ok, qui siamo andati, è a posto. Questo da qui siamo venuti. Possiamo, giusto per capirci, così almeno non lascio indietro niente, anche perché così sono pieno vita, pieno l'armatura, dovrebbe essere più facile fare sopravvivere, volevo dire, insomma. Allora, questa non si apriva, qui ci siamo andati, ok, possiamo andare qua. Qui c'è una, era quello di prima? Dottor Stanton, la sua richiesta di trasferimento è respinta. La respingo, scusate. Molto semplice, non c'è ragione di essere agitato. L'avevo già sentito. Ok, andiamo avanti. E siamo a posto. Qui abbiamo fatto tutto. Apriamo anche questo. E tanti saluti. Apri, grazie. Che un sacco di squacquerame c'è. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Perché questo gioco è tranquillo, tranquillo. Poi succede qualcosa che ti viene in mezzo infarto. E devi fartene venire un altro per riuscire poi a sopravvivere. Una cosa positiva, insomma. È molto coronarico questo gioco. Ok. Ecco qua, che bello.
Cazzo. No, vattene via, brutto animale. Il bacio non te lo do. Ci preferisco darti qualcos'altro. Dove cazzo è andato? Ok. Vediamo un po'. C'è qualcosa. Certo che il mio amico è stato di un aiuto incredibile. Ok. Ok, qui non c'è modo di rompere tutto, vero? Una sega, qualcosa. Alla ghiso fuori, lo chiedo, insomma. Ok. Insomma, con sta lingua, sta lingua sata. Toh, morici. Dove cazzo è? È morto? Ok. Arrivo, non ci... Non mi aspettare, insomma. Alzato. Ecco, siamo andati dall'altra parte. Arrivo, rilassata. Vediamo che cosa c'è. Guarda che qui non ci sia qualcosa. Cioè, mi fai andare e poi non c'è un cazzo. Non è giusto. Ok, qui non si può passare. È l'unico andare qua. Andiamo pure. Vediamo un po'. Cioè, questo era un posto ideale per una piastrina. Non ne ho ancora trovata una qui in questo livello. E qui non c'è niente. Vediamo un po'. Piastrine non ne vedo, anche qui si possa fare qualcosa. Oh cazzo, mi hai fatto prendere un colpo! Accidenti a te! Cavolo, che ne so io che questo qui mi veniva a rompere i coglioni. Ma insomma, non si fa, io sto qui che stavo pigiando. Questo mi viene addosso. Ciao. Ok. Perfetto. Il mio amico mi è di un aiuto incredibile. Mamma mia, che aiuto che mi sta dando. Ok, vediamo un po' se ci sono piastrine, qualcosa. Sembra non esserci un cazzo. Ok. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. C'è troppa pace. Allora, vediamo un po'. Apri. Ok, checkpoint, molto buono questa cosa. Quindi vedete che qui succede la macello, no? Sicuramente sì. Succede la macello macelloso, insomma, sì. Scusate, il microfono si è staccato. Okay. Bella. Che? Okay. Sono qui. Oh, ciao Bella. Oh, ciao Bella. Oddio. Però. Oddio. È quella la roba che avevi in faccia quando ti sei svegliata? Sei sicura di stare bene? No. Era già morto, Neil. Sto bene. L'ho certo. Tirato via il mio risveglio. Non mi accadrà nulla. Sicuro. È bello vedere una faccia amica. Vale anche per me. Ma se fuori sotto attacco e noi stiamo andando a disattivare il sistema missilistico. Sei sicura di stare bene? E piantala, O'Neill. Ti ho detto che sto bene. Ora muoviamoci. Ah, si vede che stai proprio Capitano, bene. Sono Winter. Abbiamo trovato Bella della Rino 2-3. Ma quelli della Wayland Yutani ci stanno sparando addosso. Ci dirigiamo al ponte. Qual è il percorso più veloce? Winter, attraversa ingegneria e va alla rotaia di servizio. Passo. Ricevuto, Bishop. Ci dirigiamo al reparto ingegneria. Lei sta proprio bene, signorina. La porta, Winter. Sì, rilassate. Fammi cercare un po' in giro qua, se c'è qualcosa di buono. Io, queste piastrine saranno pur da qualche parte, no? Se le ha messe per saldare. Apertura. Ok. E qui si apre. Quindi la porta di qua... Cosa c'è? Non c'è un cazzo. Mi aspettavo una piastina, sinceramente. Vabbè, andiamo un po' avanti, poi ci salutiamo, insomma, sì. Qui è Raider 6-5. Ho appena raggiunto 3 Cheyenne nell'atto di evacuare Marines sulla Sulaco. Amici, attenti al fuoco e mandate quei bastardi della Wayland Yutani all'inferno. Finalmente, qualche rinforzo. Oh, perché stiamo evacuando la Sephora? Perché la Sulaco ci spara di brutto. Se non ci sbrighiamo a raggiungere il ponte, sarà una strage di Marines. 2-1, avete raggiunto la rotaia di servizio? Manca poco, Bishop! Manca poco, dammi un secondo, fammi esplorare, insomma. Mi mettono una fritta. Oh, 194 proiettili. Che micidialo, insomma. Vediamo un po'. Che brutta cosa. Oh, che bella cosa. Che è successo? Perché mi viene fuori qualcosa? Ok. Qui ci deve essere qualcosa. Dai, non è possibile, non mettono niente. Io ci spero. Se... Eccola, ho detto io. Vabbè, una, dai. Meglio di niente.
è che fatica a vedere certe volte. Qui c'è tutto buio, è buioso, siamo pieni. Allora, qui non c'era niente. A questo punto ci guardo, sono qua. Ok, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non si apre. Qui vediamo. Qui si apre. E qui non c'è un cazzo. Qui non si apre. Qui non si guarda. Beh dai, direi che ho esplorato bene. Possiamo andare. Speriamo di aver lasciato niente in giro. Aspetta, siamo pieni, eh? Vediamo quanto duriamo. Checkpoint? Non dai, vero checkpoint? Oh, cazzo. Cos'era? Pieno. Accidenti, c'è tanta, tanta roba qui di buono, eh? C'è anche qua? No, qua non c'è niente. Stavo aspettando il checkpoint, così ci salutavamo. Checkpoint, bene ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qui, per questo video è tutto. Vi do come al solito, lascialo un like, commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate. E vi do se vi do saluto a Shiva. Ciao ciao!